E benvenuti in questo nuovo video. Io oggi non ho voce, vabbè, fate finta di niente. Abbiamo qui con noi oggi una pizza per questo nuovo mukbang. Una pizza un po' particolare perché ha la base fatta in parte di rape. Sì, direte voi, una pizza di rape, più o meno. Infatti, come potete vedere, ragazzi, questa pizza è rossiccia perché ha proprio il colore delle rape. E sono molto curiosa di provarla. Pizza che ha in parte una base di rape, dovrebbe essere più leggera perché non è al 100% soltanto farina o quella roba lì. Comunque, banalità, entriamo nel vivo del video e cominciamo a mangiare questa pizza, anche perché ho un po' di fame. Sono curiosa di vedere com'è, mi incuriosisce tantissimo. È una pizza di rape vegetariana, credo, sì, non mi sembra ci sia carne sopra, credo. Forse c'è del prosciutto, quindi non è vegetariana, beh. La base è buona. Il problema secondo me è il topping. Perché non lo so, ha un sapore. Certo, è tipo giardiniera perché ci sono questi peperoni sopra che sembrano crudini. Si sono semicotti probabilmente soltanto per il poco tempo che è stata nel forno. Cipolle semicrudine. Quindi vabbè, insomma, dovrebbe piacere a chi ama la verdura, però. C'è anche qualcosa che non riesco a capire, non riesco a mettere a fuoco. Un sapore. Però dai, non è male, non posso dire che sia brutta, in realtà è uno di quei sapori che al primo morso, poi va al secondo morso e già ti cominciano a piacere di più, quindi ok. Poi se uno ha fame, ragazzi, va sempre tutto molto bene. Di che parliamo oggi, ragazzi? Come al solito, come avete visto in questi mukbang, parliamo anche di qualche storia misteriosa. Ed oggi vi volevo parlare di una storia che mi ha divertita un sacco, non lo so, mi ha fatta pensare, però prima serve un sorso di Coca-Cola. Non so se avete visto, ho preso queste lattine extra piccole, il problema è che non le fanno senza caffeina, però essendo così piccoline non dovrebbero infastidirmi più di tanto. E le ho prese così piccoline, ragazzi, perché bere la lattina di Coca-Cola, quella più grande, non lo so, a me stufa prenderla tutta intera, non so a voi. Voi ce la fate a bermi una lattina di Coca-Cola senza sentirvi stufati dal sapore? Forse specialmente la lattina, quella senza caffeina, quella che prendo in genere, ha un sapore un po' diverso, quindi magari, non lo so. Certo, questa due sorsi e la finisci, però, non lo so, e io piango quando ho la Coca-Cola, va bene. Comunque, entriamo a raccontare la nostra storia del mistero, la nostra storia strana. Mi è incuriosita perché, ragazzi, quando uno parla di luoghi misteriosi, no? Se voi pensate a un posto misterioso, fermatevi un attimo, scrivete in un commento qui sotto che cosa vi viene in mente. Sia che si tratti di una storia vera, sia che si tratti di una storia inventata, di un film dell'orrore, qual è un luogo misterioso che vi viene in mente? Dove si potrebbe svolgere una storia strana? Può essere magari una casa stregata? Un cimitero, un antico castello, una chiesa, un collegio. Però io immagino che a nessuno di voi sia venuta in mente come prima cosa un aeroporto. Non so, forse perché gli aeroporti sono questi posti di passaggio, moderni, e quindi non mi viene proprio in mente ad associarli con delle storie dell'orrore o con delle storie del mistero, cioè insomma, l'aeroporto. Però, per gli amanti di teorie del complotto, storie strane, storie di illuminati, cose di questo tipo, c'è un posto, effettivamente un posto reale, dove si concentrano un sacco di storie, che fa veramente impazzire un sacco di gente pensando a questo genere di storie strane. E ci sono tante storie strane e bizzarre su questo aeroporto, fino al punto in cui persino chi gestisce l'aeroporto ha cominciato a scherzarci e ha cominciato a scegliere di sfruttare questa cosa per farsi pubblicità.
stiamo parlando dell'aeroporto di Denver. Ragazzi, sull'aeroporto di Denver ci sono una marea di teorie del complotto. Ora ve ne racconto qualcuna e fatemi sapere che ne pensate, perché a me veramente mi ha preso sta storia tantissimo. Quello che fa impazzire su questa storia dell'aeroporto di Denver i teorici del complotto è proprio anche il suo inizio. Questo perché Denver aveva già un altro aeroporto, quindi già il fatto di costruirne un secondo per qualcuno è stata una cosa superflua. E essendo una cosa superflua, così subito hanno pensato che ci fosse quindi qualcosa anche di strano dietro. Ma soprattutto questo aeroporto di Denver è grandissimo, praticamente un aeroporto gigantesco, credo che sia veramente il più grande al mondo, non vorrei sbagliare ma penso di sì, e anche questa grandezza insomma ha fatto discutere per alcuni motivi, ma ci arriviamo. È costato un botto di soldi che non vi voglio neanche dire, tantissimi, troppo, e più di quello che era previsto, e quindi anche lì la gente ha cominciato a dire, ma quei soldi in più dove sono andati a finire? Non è che hanno costruito delle strutture particolari all'interno di questo aeroporto e non lo hanno dichiarato e per cui questi soldi che sono stati spesi in più sono andati nella costruzione di queste strutture segrete? Ora, io vi devo dire che normalmente la persona normale non ragiona così, però mettetevi nei panni del teorico del complotto. Questo, insomma, per loro è il pane quotidiano, quindi qualunque cosa li fa scattare. Poi c'è un'altra storia, sempre a questo proposito. Pare che all'inizio, quando hanno cominciato a costruire questo aeroporto, che come vi ho detto è grandissimo, immenso, abbiano costruito i primi 5 edifici dell'aeroporto. E poi abbiano scoperto che questi 5 edifici avevano qualche problema. Ma loro che hanno fatto? Non li hanno buttati giù, li hanno sotterrati. E anche questa cosa ha dato il là a tante 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 speculazioni. Questa pizza con base di rape ti diventa più buona man mano che la mangi. Parte male, però poi si riprende. Speravo quasi che non mi piacesse, così magari ne lasciavo un bel pezzo. Dovrei un po' dirti. Come si dice? Dietare? Dietizzarmi? Non lo so, lo so che non si dice così, non esiste questa parola. Sto cercando una parola che dia l'idea in un italiano semi-immaginario. Vabbè. Sapete come sono fatta, quindi non fatevi domande. Torniamo al nostro aeroporto, gigantesco, costato più del dovuto, con edifici che sono stati sotterrati invece di essere abbattuti. Un'altra caratteristica di questo aeroporto è che ha praticamente dei grandissimi cunicoli, dei grandissimi sotterranei, dei condotti sotterranei, che secondo alcune persone fanno anche in questo caso parte della teoria del complotto. In realtà c'è anche da dire che questo aeroporto di Denver in realtà era stato pensato come un aeroporto che avrebbe avuto un innovativo sistema di trasporto e carico dei bagagli, che era un po' fantasioso, insomma, e aveva bisogno di questi grandi condotti sotterranei in realtà, ed è costato molti soldi. Quando lo sono andati a provare la prima volta, però, questo sistema è completamente fallito e loro hanno dovuto cambiare tutto. E quindi questi condotti sotterranei in realtà poi sono rimasti inutilizzati perché originariamente servivano al sistema di carico dei bagagli, che poi è fallito. Quindi c'è una spiegazione logica in verità, però chiaramente il teorico del complotto non è molto interessato alle spiegazioni logiche, noi questo lo sappiamo. Ma voi mi direte, è tutto qui? Soltanto condotti sotterranei, edifici che sono stati sotterrati, soldi spesi in maniera non chiara, è tutto qui? No, in realtà no, c'è molto ragazzi, molto molto di più, perché vi dicevo, questo è uno dei posti con un numero di teorie del complotto, scusatemi, esagerato. Per esempio, un'altra delle cose, no, che rendono questo aeroporto particolare è che quando si arriva
si vede una statua che è un po' il simbolo dell'aeroporto, che rappresenta uno stallone che si impenna. Però voi direte, vabbè, una statua di un cavallo, ce ne sono tante, anche in Italia ci sono statue di cavalli, statue equestri, non è che siano una cosa strana. In realtà però questo stallone, che è il simbolo dell'aeroporto e che è stato chiamato proprio dai teorici del complotto Blucifer, è particolare perché è blu. È tutto blu e ha soprattutto gli occhi rossi che brillano, sono accesi, cioè ha questi occhi rossi accesi che brillano notte e giorno e hanno un aspetto appunto un po', come dice il nome, luciferino. E già qui il suo aspetto potrebbe far pensare, perché qualcuno, sempre teorici del complotto, ha detto: va, questo cavallo è chiaramente la rappresentazione di uno dei cavalieri dell'Apocalisse. Ma non finisce qui, perché qualcun altro dice il cavallo è maledetto, perché ha ucciso il suo scultore, gli è caduto a questo povero scultore, insomma, addosso una parte di questa scultura mentre la stava realizzando, ha tranciato un'arteria nella gamba di questo signore e il signore è morto. Quindi, statua dall'aspetto strano, inquietante, blu, occhi rossi, ricorda un cavaliere dell'Apocalisse, ha ucciso il suo scultore. Questa, in effetti, comincia a essere una cosa un po' così, che potrebbe essere succosa e succulenta, no? Ma anche qui, non è tutto qui. Per qualche motivo, quando questo aeroporto è stato pensato, chi l'ha costruito lo ha immaginato come un aeroporto che avrebbe dovuto ospitare moltissime opere d'arte strane. E in effetti questo è uno dei punti, no, su cui battono i teorici del complotto. Alcune di queste opere d'arte sono state rimosse adesso, altre sono ancora lì. Una delle cose più eclatanti, secondo queste persone che credono nella teoria del complotto, è che ci fossero dei murales, insomma, c'erano dei murales che erano oggettivamente un po' strani, che avevano dei contenuti particolari, avrebbero dovuto rappresentare questi murales cose come bambini, insomma, che raggiungevano obiettivi come la pace nel mondo e cose del genere, però all'interno di questi murales c'erano raffigurate delle cose strane, come per esempio un soldato nazista con la maschera antigas, strane cose, bambini che avevano in mano delle armi, e quindi qualcuno ha detto: questo è un messaggio strano per dire che l'aeroporto in realtà è una base di un gruppo neonazista che ha a che fare con gli Illuminati. La cosa sarebbe stata comprovata, cioè comprovata non nella realtà ma negli occhi dei teorici del complotto, anche dal fatto che all'interno dell'aeroporto c'è una targa di dedica dell'aeroporto che fa sembrare che questo aeroporto sia stato commissionato da un gruppo che in realtà non esiste, che però ha nel nome e insomma in quello che c'è scritto qualche richiamo per l'appunto a delle organizzazioni che potrebbero essere, sempre secondo i teorici del complotto, legate a delle cose di neonazisti, quindi, o addirittura legate agli Illuminati direttamente, perché su questa targa di dedica ci sono anche dei simboli massonici, quindi qualcuno ha detto: ecco, la targa è la prova che l'aeroporto è stato costruito dagli Illuminati per gli Illuminati, e che in realtà, qual è il punto che i teorici del complotto portano avanti? Questo punto è che secondo loro nell'aeroporto, sotto l'aeroporto, dove ci sono quegli edifici sepolti, dove ci sono i corridoi e tutte quelle cose lì, in realtà c'è una base degli Illuminati. Qualcuno addirittura dice dei rettiliani, ma io sono una rettiliana, ragazzi, come molti di voi mi hanno detto a volte, e vi garantisco che non so, non ho mai sentito parlare di rettiliani sotto a quell'aeroporto. Noi preferiamo vivere in posti più fighi. Comunque, insomma, vi dicevo, ragazzi, c'è veramente chi ne dice di tutti i colori. Da chi dice che praticamente questo aeroporto potrebbe ospitare una futura prigione, chi semplicemente dice delle strutture dove gli Illuminati gestiscono il mondo, chi dice addirittura delle strutture dove si nascondono i rettiliani, questi alieni dalla forma di serpente, oppure c'è chi dice questo potrebbe essere in realtà un bunker
dove in caso di apocalisse si andrebbero a nascondere tutti quanti i ricchi della terra o cose di questo genere. Queste teorie del complotto sono così famose che a un certo punto l'aeroporto ha cominciato a giocarci, cioè la stessa pagina dell'aeroporto ha dello spazio dedicato proprio a questa roba, dove loro ci scherzano. E l'aeroporto ha anche un po' preso la palla al balzo per, insomma, anche per farsi pubblicità con questa roba qui. Infatti a volte, se cercate su internet, troverete che per esempio quando hanno fatto dei lavori e hanno magari dovuto chiudere delle parti o delle cose così, hanno messo per esempio dei poster dove dicevano stiamo lavorando per i rettiliani o qualcosa del genere, insomma, per prendere anche un po' in giro queste teorie del complotto. Il problema è che alcune persone ci hanno comunque creduto, comunque pensano che questo nella migliore delle ipotesi sia fumo negli occhi e quindi si incavolano ancora di più. Vi dicevo che l'aeroporto è famoso per le sue opere d'arte strane. Lo stallone che ha ucciso il suo scultore, i murales con queste figure di soldati strane, insomma, inquietanti. Ma ci sono anche, tipo, nella zona dei bagagli, delle sculture che rappresentano dei gargoyle che escono dalle valigie. E anche qui la gente ha detto, ma perché ci sono dei gargoyle che escono dalle valigie? Questo sicuramente deve essere un messaggio occulto. E anche qua l'aeroporto ha cominciato a giocarci perché ha installato in alcune zone una sorta di statua animata, tipo quelle che ci sono nei parchi giochi, che interagisce con le persone che ci passano davanti. Insomma, e sfotte un po' questa intera idea del complotto, dei gargoyle e di questo genere di cose. Ora, ci sono video che fanno vedere questo gargoyle animato su YouTube, se li andate a cercare li trovate, c'è questa statuetta insomma di gargoyle in una valigia che parla e prende un po' in giro tutta questa storia della teoria del complotto e i viaggiatori che si fermano a guardarlo. Però se andate a leggere i commenti che ci sono sotto a questi video, insomma, che mostrano questo gargoyle, scoprirete, ragazzi, che la gente, cioè, veramente è incavolata pensando che questo sia fumo negli occhi da parte degli illuminati che cercano di nascondere la verità, nascondendosi in piena luce, un po' come i Transformers, per fregare il mondo. E ci sono questi commenti veramente arrabbiati di gente che dice, ah, gli imbecilli che ridono a queste cose non hanno capito che in realtà è vero. Io non commento questa roba perché sapete come la penso su queste teorie del complotto. Non sono a favore, ecco. Non voglio essere cattiva, però a volte ho l'impressione che molte teorie del complotto, che in un mondo sano sarebbero nate per intrattenere più che altro, non facciano altro che rivelare un po', posso dire, la stupidità, spero che nessuno si offenda, delle persone che invece però ci credono, che credono letteralmente a tutto e che pensano di sapere tutto, cioè, perché alla fine quello che a me sorprende dei teorici del complotto è il fatto che loro pensino di avere indovinato delle verità superiori e di sapere cose che gli altri non sanno. Però se effettivamente ci fossero questi terribili poteri che loro dicono, probabilmente loro non avrebbero la libertà di parlarne in questo modo. Quindi non lo so, questa cosa mi stupisce un po'. Veramente buona. Un sapore inaspettato. Qui ragazzi, ditemi voi se avevate già sentito questa storia, se avevate sentito parlare dell'aeroporto di Denver, che cosa ne pensate, quale sarebbe la vostra reazione di fronte a un posto del genere. Per dire, quello che a me non quadra con tante teorie del complotto, non lo so, per esempio, no, sempre di questo aeroporto dicono che le piste di atterraggio e di decollo sono, se guardate l'aeroporto dall'alto, se fate una fotografia dall'alto, sembrano una svastica. E direbbero che anche questa è prova del fatto che questo aeroporto è gestito da questi gruppi, insomma, criminali. In realtà, ragazzi, cioè, io l'ho guardata la foto di questo aeroporto dall'alto.
non mi è venuta in mente come prima cosa una svastica, cioè non ho fatto questo collegamento. Certamente sono delle piste di atterraggio e decollo che hanno delle forme geometriche, ma per forza, cioè ragazzi, cioè, c'è un aeroporto che ha intorno delle piste. È normale che formino delle figure geometriche che con un po' di fantasia magari uno può sovrapporre a una svastica o qualcosa del genere, ma credo che questo più o meno si possa dire di tutti gli aeroporti, perché cioè non è che mo queste piste le possono sparare in direzioni strane, ovviamente si attengono a qualcosa di più geometrico, quindi non lo so, questo è quello che non mi quadra in questi ragionamenti. Il fatto che delle cose che hanno una spiegazione perfettamente normale debbano in qualche modo sempre essere girate e rigirate in modo da arrivare invece a delle spiegazioni che sono completamente anormali e che sono anche piuttosto forzate, non lo so, questo è quello che penso io, fatemi sapere come la pensate voi su questo argomento. Io nel frattempo, ragazzi, mi fermo qui, questa pizza che è avanzata penso che la vado a portare a mia sorella. Mi raccomando, venitemi a trovare anche su Instagram, mi trovate come Alrakairam, cioè Maria Carla al contrario. In realtà anche il fatto che io abbia scritto il mio nome al contrario potrebbe essere per qualche teorico del complotto chiaramente un sintomo di qualcosa di oscuro, per esempio, ecco, pensateci. E niente, se il video vi è piaciuto, ragazzi, mettete un like, lasciate un commento, è molto importante se lasciate un commento, vi fate sentire, perché così il canale non muore, e se lo volete condividere anche sui vostri social network mi fate un piacere. E comunque, vabbè ragazzi, io mi fermo qua, se non ricevete notifiche tornate comunque la prossima settimana perché troverete certamente nuovi video, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao ragazzi.